KB, NCC e Taxi, come si svolge l'esame teorico a quiz? Gli esami KB per NCC e Taxi sono svolti con l'utilizzo di una scheda generata da un programma informatico. Ogni scheda si compone di 20 domande a risposta multipla. Delle tre risposte proposte, il candidato deve individuare, barrando un'apposita casella, la risposta vera. È idoneo il candidato che ha fatto al massimo 2 errori. La durata della prova è di 30 minuti. In questo video analizzeremo i quiz per argomento. Sotto il video, nella descrizione, troverete il link per accedere all'applicazione per esercitarvi su questi quiz. Sospensioni e ammortizzatori. Un forte abbassamento del veicolo nella parte anteriore o laterale può dipendere dalla rottura delle fasce elastiche di tenuta nei cilindri. Comporta solo un minor comfort di marcia, ma non influisce sulla tenuta di strada. Può essere conseguenza di balestre o molle elicoidali danneggiate. La risposta corretta è la numero 3. Normalmente le autovetture sono dotate di molle elicoidali di sospensione, mentre gli autocarri e i mezzi più pesanti, che sono destinati a carico di cose, montano le balestre, che sono un altro tipo di sospensione che però è, diciamo così, molto meno confortevole per i passeggeri. Gli ammortizzatori scarichi non influiscono sulla stabilità del veicolo. Aumentano in caso di pioggia il pericolo di aquaplaning. Determinano un abbassamento del baricentro del veicolo e quindi migliore stabilità in curva. La risposta corretta è la numero 2. Aumentano in caso di pioggia il pericolo di aquaplaning. L'aquaplaning è il galleggiamento sull'acqua, cioè la perdita di aderenza delle ruote quando attraversiamo a velocità troppo alta uno strato d'acqua piuttosto alto, quindi l'acqua non riesce a essere smaltita lateralmente dagli intagli del battistrada, viene imprigionata sotto la ruota, sotto lo pneumatico, e quindi lo fa alzare dal piano stradale, gli fa perdere aderenza. Ricordiamoci che gli ammortizzatori, che normalmente sono carichi di uno speciale liquido se sono idraulici, servono a smorzare immediatamente le oscillazioni delle molle, sia quindi per una maggior durata delle molle di sospensione, sia per garantire la tenuta di strada del veicolo, cioè affinché la sospensione, quindi le molle di sospensione, funzionino bene, il loro lavoro di accorciamento e allungamento dietro sollecitazioni dovute ai sobbalzi del manto stradale, alle discontinuità, eccetera, eccetera, in questo caso anche all'attraversamento di una pozza d'acqua, se sono scarichi chiaramente non funzionano e non garantiscono la tenuta di strada dello pneumatico. Gli ammortizzatori hanno funzionamento di tipo esclusivamente meccanico. Se inefficienti comportano un aumento dello spazio di frenatura. Se scarichi possono essere sostituiti generalmente con gli utensili in dotazione dal veicolo. La risposta corretta è la numero 2.
Gli ammortizzatori idraulici alle basse temperature richiedono l'uso di additivi per migliorarne l'efficienza. Possono presentare perdite dei paroli, deteriorati e danneggiare altri dispositivi e componenti. Non richiedono alcun tipo di controllo o manutenzione. La risposta corretta è la numero 2. L'inefficienza degli ammortizzatori è segnalata da specifica spia presente sul cruscotto, è verificabile tramite manometro per il controllo della pressione, aumenta il pericolo di sbandamento nella percorrenza di una curva. La risposta corretta è la numero